Eccoci qui in studio. Nella prima parte abbiamo parlato, no, di abbandono scolastico, poi abbiamo affrontato il concetto di formazione professionale, ovvero le strade alternative per dare un futuro ai giovani. E quel futuro è stato garantito in qualche modo alla nostra ospite in studio qui alla mia sinistra, Sabrina De Luca, che ha 28 anni. Come dire, svelare l'età di una donna non è mai piacevole, ma da In questo copione sono costretto a caso farlo. la Quindi. giovanissima, Ed come è fai? una giovane, giovanissima lavoratrice. Fa la grafica presso un'agenzia di comunicazione. La sua storia è una storia che noi facciamo partire dall'età di 15 anni. Quando lei, che scelta ha fatto? La scelta del CIOFS di segnarmi un centro professionale di informatica come operatore grafico. Quindi lasciare la scuola in Sì. qualche modo e quindi fare questa strada alternativa che poi si è rivelata un successo, no? Che Sì, esperienza è stata? fortunatamente sì. È una buona esperienza anche perché la scuola, comunque il centro professionale, ti porta poi a fare degli stage Il presso delle CIOFS è aziende. l'ente di formazione dei Salesiani, lo Sì. diciamo per chi non lo sapesse, e quella è stata un'ottima chiave di volta, no? Nella tua Sì. carriera professionale. Sì, perché alla fine del triennio ho fatto questo stage presso l'azienda per cui a tutt'oggi lavoro. Mi hanno preso come apprendista all'inizio per poi essere confermata come indeterminato E con quindi a 28 contratto anni avere un posto di lavoro non fisso. è proprio scontatissimo, No, no? no, Soprattutto molto, se dà sono una stata molto certezza, dà fortunata. la possibilità di mettere su famiglia, insomma, Sì, dà una serie di la scuola agevolazioni, fra virgolette, di... importanti. Eppure tu non eri convintissima dell'utilità di quella scuola, no? Non eri proprio No, certa che potesse avere questo destino non ero certa, fortunato. ma poi mi ha portato, insomma, a quello che sono oggi, comunque, indipendenza. E io poi ho saputo, perché come dire, leggiamo con attenzione i materiali, ma poi Sì. ci vengono dette le cose anche all'ultimo momento. Tu adesso fai quello che ti è stato fatto, che hai Sì, ricevuto, no? io Perché che ad cosa oggi so succede oggi lì dove lavori? sono tutor. Uno stagista sempre della scuola. Quello E quindi stai cercando un po', no? Di dare a lui quel futuro che mi hanno dato a che te. me, sì. E il tuo futuro oggi come lo vedi? Certamente un futuro stabile, mi pare di capire, no? Sì, fortunatamente un futuro stabile, però non lo vedo in che senso? Cioè, vedi un futuro stabile, mettere su famiglia, l'importanza Sì, sì, di avere un sì, sì. posto di lavoro oggi non è, come dire, garantito a tutti i tuoi coetanei, no? Mi sembra che No, questo no. sia un punto importante, no? Dal quale partire. Insomma, quella che lei ci racconta è un'esperienza molto significativa, no? Che Un lancia altro polo di anche questa un esperienza segno ce di l'abbiamo qui, speranza. no?